Ben ritrovati amici telespettatori, la notizia di cui vogliamo parlare oggi, o meglio la notizia da cui oggi vogliamo prendere spunto per eh, parlare di un argomento eh, che riguarda moltissime famiglie italiane, non è freschissima, è della scorsa settimana, avremmo voluto parlarne la scorsa settimana, ma eh, la programmazione eh, diciamo che ha determinato un salto di una settimana del nostro teleobiettivo obiettivo e allora noi... Eh, L'abbiamo conservata eh, per parlarne comunque. È comparsa eh, sui quotidiani, in particolare in prima pagina sul Corriere della sera martedì 23 aprile, con un titolo in taglio basso, ucciso a 13 mesi dai pitbull eboli, eh, ferita anche la madre. Questo è il titolo che eh, ritroviamo sulla... Eh, prima pagina in taglio basso sul Corriere della Sera, che dedica poi eh, all'argomento eh, un'intera pagina, quasi, a pagina 20 troviamo infatti eh, un altro titolo: Ucciso a 13 mesi da due pitbull, quei cani erano sempre liberi. C'è un virgolettato che fa parte del titolo e che ci dà qualche elemento di riflessione per cercare di capire che cosa è successo, eh, e poi nel sommario. Salerno, l'aggressione in giardino, la zia erano rinchiusi ma il sindaco smentisce. Um, per parlarne con, uh, con noi in studio, per parlare di questo argomento e per parlare delle, dei rischi uh, di avere dei cani in casa o nelle vicinanze di casa, è con noi in studio il dottor Francesco Bertani, che è un medico veterinario. Ma prima di uh, cominciare a fare qualche domanda, vorrei leggere uno stralcio uh, dell'articolo, del lungo articolo che troviamo a pagina 20 del Corriere della Sera del 23 aprile scorso, a Deboli, in provincia di Salerno, Francesco. Scopio, che ha 13 mesi, questo è il nome del bambino, eh, si è appena svegliato. Con lui ci sono la madre Paola e due fratelli di lei. Uno degli zii lo prende in braccio e si avvia verso il cortile. Ma appena apre la porta, due pitbull che appartengono alla proprietaria dell'abitazione, si avventano contro il bambino, lo azzannano e lo graffiano fino ad ucciderlo. Nessuno dei presenti riesce a bloccarli neanche con i bastoni. Sono troppo aggressivi. La madre e uno zio del bimbo restano feriti. Arriva un'ambulanza del 118, ma per il piccolo non c'è più niente da fare. Lo scorso gennaio i due pitbull avevano sbranato il proprio padre uccidendolo, un precedente preoccupante che fa pensare ad animali estremamente aggressivi. Paola, originaria di Montecorvino, Rovella, lavora come inserviente in un bar a Battipaglia. A Eboli era ospite di un'amica che è la proprietaria dei cani, appunto. Forse i cani hanno pensato che il bambino fosse un pericolo poiché non l'avevano mai visto, racconta Milena Santoro, sorella della mamma del piccolo. I cani non conoscevano il piccolo perché quando lui usciva venivano allontanati. Li conoscevamo, ma non si sono mai buttati addosso a noi, dice sempre la zia del bambino. Eh, una versione diversa è quella fornita dal sindaco Mario Conte: tra i primi ad arrivare sul posto. Che io sappia, ha detto il sindaco di Eboli: i cani erano sempre liberi di circolare nello spazio antistante la casa. I due pitbull ora sono in una struttura a Pignataro Maggiore nel Casertano. È lì che arrivano anche i randaggi trovati nella cittadina. Sono sottoposti ad un duplice sequestro sanitario-amministrativo da parte dell'ASLO e giudiziario da parte della Procura. Per dieci giorni resteranno in osservazione. Bisogna innanzitutto capire se hanno la rabbia. In caso affermativo saranno abbattuti. Viceversa. Se risulteranno sani, dopo il dissequestro da parte del magistrato saranno... Restituiti alla proprietaria che deciderà che cosa fare. Questa in sintesi abbiamo stralciato dall'articolo la notizia. Allora partiamo da questo caso per allargare il discorso. Ah, dottor Bertani, ehm, questi cani fanno parte di una razza aggressiva o sono questi due cani definiti aggressivi anche perché c'era, come abbiamo letto un precedente, i cani avevano ucciso il loro padre. Diciamo che non esiste una razza aggressiva, eh, ci sono dei cani come i pitbull o come altre razze eh, tipo i Rottweiler, eccetera, che sono cani potenzialmente eh, molto forti fisicamente, per cui se non vengono eh, addestrati bene, se non vengono educati, se non hanno un, un capo branco a cui fare riferimento, possono diventare... Ehm, pericolosi, perché? perché se uno ha un morpino in casa anche se diventa pericoloso eh, ti può fare un, un, ti morde la caviglia però finisce lì, mentre essendo questi dei cani veramente potenti fisicamente, selezionati per combattere contro altri animali, ricordiamo anche questo, però se eh, vengono educati, se vengono gli viene dato l'amore e, e soprattutto capiscono di avere un capo branco. Allora eh, sono dei cani tranquilli, docili, eh, socievoli, eh, dipende tutto da come, da come vengono tenuti. A San Giovanni eh, c'era un, un, una persona che conoscevano un po' tutti perché lavorava in banca: il signor Gennaro Canistro, che aveva un pitbull. Ma era il cane più buono che c'era a San Giovanni perché? Perché era cresciuto in un ambiente eh, sano, un ambiente che l'aveva educato e, e soprattutto stravedeva per il suo padrone, era, proprio, era il suo capobranco e quindi era docilissimo proprio. Ma c'è un'età che è quella giusta per poter prendere un cane e poterlo educare diventando di fatto il suo capobranco e quindi evitando che il cane. Eh, crescendo possa eh, diciamo aggredire anche lo stesso padrone o la famiglia del padrone allora un cane preso da cucciolo sicuramente eh, fa il suo percorso formativo in una famiglia per cui eh, è, diciamo diventa, fa parte della famiglia proprio eh, mentre se lo prendi già da adulto ha già un carattere formato e poi molte volte uno non sa quello che è successo negli anni precedenti, stato, eh, quali paure ha avuto, quale, mh, quali frustrazioni può aver avuto, come nel caso di questi due cani qua. Sicuramente questi erano dei cani che avevano eh, avuto una frustrazione, probabilmente l'abbandono da parte della padrona, perché molte volte questo tipo di cani vengono utilizzati come, come delle macchine da guardia, quindi erano probabilmente stati lasciati a guardia della casa, quindi qualsiasi cosa diversa dal solito, come poteva essere il povero Francesco Pio, era un potenziale nemico, per cui loro lo hanno, lo hanno attaccato. Quindi i cani non hanno quella capacità di distinguere eh, attraverso una serie di meccanismi, Penso all'istinto, per esempio, ma parlo da ignorante, eh, che un bambino è innocuo, non hanno questa capacità. Per esempio, ehm, noi vediamo che quando eh, ci avviciniamo da sconosciuti a un cane annusano e qualcuno dice, e correggimi se sbaglio, nell'annusare se percepiscono da parte nostra paura, eh, attaccano. Eh, sì, diciamo loro eh, quando ti, ti, ti fanno la radiografia, con l'ho eh, fatto, eh, fatto uh -huh. eh, anche con l'atteggiamento, quindi la postura, un po' tutto, quindi loro ti studiano, capiscono anche se tu puoi essere un pericolo, oppure eh, ti, eh, ti prendono subito in simpatia e quindi si fanno accarezzare, si fanno... però il, il problema è che tutti i cani, hanno comunque dei sentimenti, cioè sono veramente come, come, quasi come noi umani, forse perché vivono a stretto contatto con di noi, però loro manifestano eh, la paura, manifestano la gelosia, manifestano eh, la, la, il fatto di essere lasciati eh, come succede con la mia cagna, io ho un pastore tedesco, se non lo porto con me quando vado a fare la passeggiata e lui lo capisce perché mi vede che esco a piedi quando torno mi tiene il muso perché non l'ho portato, cioè proprio si offendono e, e questa è una cosa bellissima perché eh, diventa veramente parte della famiglia se è un cane educato per bene. Quindi potremmo dire che i cani hanno sentimenti come gli uomini, non sono razionali come gli uomini. Certo, certamente, perché non capiscono mai dove. Eh, in queste razze, qui non capiscono neanche la loro potenza dove può arrivare, quindi il danno che possono fare, sanno solo che quel, quel fantoccino è una cosa diversa dal solito, e, e quindi partono con tutta la loro forza. Potrebbero anche non aver voluto aggredirlo il bambino. Beh, se si sono comportati così vuol dire che hanno, hanno avuto sicuramente qualche stimolo qualche stimolo hanno avuto poi allora, innanzitutto bisogna vedere veramente se il bambino ce l'aveva in braccio se ce l'aveva per mano non, non so come è andata proprio la, sì, la sì, cosa anche su questo sì. ci sono ancora eh. Eh, la, la vicenda va ricostruita perché ci sono eh, testimonianze difformi l'una dall'altra eh, anche il fatto eh, se è vero che avesse ucciso il proprio padre questi due insieme quindi eh, vuol dire che già avevano espresso una certa pericolosità, per cui probabilmente ci sono state delle carenze proprio eh, di come venivano tenuti questi, questi animali. Um, dicevamo prima che um, ci sono alcune razze di animali che vengono, uh, alcune razze di cani che vengono selezionate uh, per sviluppare l'aggressività. Uh, quali sono queste razze? Perché uh, e' bene che uno lo sappia prima di fare la scelta di mettersi un cane in casa. Allora, eh, i Pitbull in particolare eh, sono stati selezionati proprio per le gare glantestine di eh, eh, beh, i combattimenti fra, fra cani. E, e anche, eh, soprattutto i, i famosi cartelli delle, della droga, a guardia dei, dei territori, delle case, eccetera. Eh, poi ci sono altri cani come i Rottweiler, a me forse è l'unico cane che mi incute un po' timore. Eh, ne ho conosciuti di, di bravissimi, però già forse l'aspetto massiccio, eh, questa muscolatura, questo collo enorme, il fatto di essere nero focato quindi, eh, eh, forse nell'insieme fa, eh, fa un, un certo effetto. Poi ci sono tante altre razze, l'Amstaff, eh, ci sono anche delle razze che adesso stanno cominciando ad arrivare in Italia, eh, soprattutto per la guardiania delle greggi, quindi tipo il Pastore del Caucaso, che pur essendo un animale buono, però è un animale che pesa anche 70 kg. Non dico un bambino, ma anche una persona con un fisico normale. Eh, avere eh, quella massa che gli arriva addosso se, eh, se entri nel greggio nel momento sbagliato, eh, quindi sono, sono potenzialmente pericolosi, però dipende tutto dall'educazione che, che ricevono. Ci fermiamo per alcuni istanti, continueremo a parlare eh, del comportamento che eh, noi uomini dovremmo avere eh, nei confronti dei cani, di quali indicazioni magari ci possono essere utili per la scelta di un cane da tenere in casa e anche eh, di quelle, eh, diciamo, quelle spie che devono eh, farci riflettere nel momento in cui vediamo che qualcosa non va nel cane che abbiamo già con noi. A fra pochissimo, dopo la pubblicità. Stiamo parlando della vicenda del bambino di Eboli di 13 mesi ucciso nell'ambito di un'aggressione da parte di due eh, pitbull ne stiamo parlando con il dottor Francesco Bertani che è medico veterinario. Dicevamo che ehm, eh, i, i cani eh, in linea di massima eh, se educati bene non dovrebbero attaccare eh, il padrone e la famiglia del padrone considerando il padrone il, una sorta di capo branco. Però Qualche volta può succedere che le cose non vanno per il verso giusto, vuoi perché il cane l'abbiamo preso troppo tardi quando era già, tra virgolette, formato in altro modo o altrove e non sappiamo come e con chi, eh, vuoi perché ci possono essere dei sentimenti eh, che sono stati lesi nel cane dal comportamento del padrone o di un suo familiare. Ecco, c'è un sintomo che, a cui dobbiamo stare attento, attenti perché potrebbe indicarci che prima o poi quel, quell'animale potrebbe diventare aggressivo, cioè prima del, eh, del gesto che può far male o che può uccidere, c'è qualcosa di preliminare? Sì, sempre, se la persona è attenta c'è sempre un, qualche segnale, qualche segnale di disagio che sta soffrendo il, il cane. Vorrei fare un esempio, sì. eh, quando nacque mio figlio. Più di 30 anni fa, noi avevamo in casa uno Yorkshire, quindi un cagnolino di queste dimensioni. Nessuno poteva pensare a un, un ipotetico pericolo per il bimbo, tant'è vero che circolava per casa come com sempre. Però lui stava soffrendo un disagio perché? Perché prima che arrivasse Lorenzo le attenzioni erano tutte per lui. Certo le coccole, il pezzettino di, di, di dolcetto, eh, qualsiasi cosa. Arrivato Lorenzo, ovviamente, arrivavano i nonni, arrivavano gli zii, tutti noi pensavamo a Lorenzo. Un giorno l'ho trovato che stracciava la copertina della culla di Lorenzo. Un affarino così che però... Quindi ha, ci ha dimostrato quel, quel suo disagio. Per fortuna... Ce ne siamo accorti, ci siamo ravveduti nel senso che le attenzioni erano anche per lui dopo. E poi dopo eh, mio figlio è cresciuto nel box nei bimbi mm. insieme al cane. Erano compagni di, di giochi, tant'è vero che la prima parola di mio figlio non è stata papà o mamma, è stata Chicco, <ride> che era il nome del, del cane. Quindi, eh, se ci si accorge in tempo. Di qualche segnale un carattere, magari un, un cambio di carattere, mh, si isola e prima magari non lo faceva, ehm, oppure eh, si gira, pro, prova a, a mordere anche se non lo fa, vuol dire che c'è qualcosa che, che, che lui sta soffrendo e allora eh, basta capirlo, basta cercare di, di, di comprenderlo e pericoli diciamo che non ce ne sono quindi la cura di ridargli quelle attenzioni certo, che erano state che ridimensionate senti, ha funzionato la mancanza che lui sentiva gli è stata ridata è tornato il cagnolino di prima affettuoso e con tutti ma la stessa cosa avviene anche con i cani grossi torniamo alla storia di eboli abbiamo letto sul Corriere della Sera che nel caso i cani venissero trovati Diciamo, eh, con, con la rabbia devono essere abbattuti, perché? Che succede? Che cosa cambia? Allora, ehm, diciamo che è una, una cosa giornalistica, nel ah. senso che i, qualsiasi cane che morde, eh, persona o animale, viene tenuto sotto osservazione per dieci giorni. Questo perché? Per la particolarità della rabbia. Il cane, se ha preso la rabbia, e infetta, può infettare con il morso o con la saliva solo negli ultimi cinque giorni di vita. Per cui durante questo periodo di dieci giorni se il cane ha la rabbia, il cane muore, e per cui non, non è che vengono abbattuti, perché la rabbia si manifesta appunto negli ultimi eh, eh, è infetta, può infettare l'uomo e gli altri animali negli ultimi cinque giorni. Per cui sicuramente. Eh, il giorno 2, se non sbaglio, finisce il periodo di osservazione dal punto di vista sanitario, poi sarà il giudice a decidere quello, quello che è, è il destino di questi animali, probabilmente potrà anche eh, affidarli a, a, un, a delle associazioni che trattano questi animali, riescono anche a, a recuperarli proprio dal punto di vista emotivo completamente. Quindi c'è la possibilità di rieduca, rieducare, forse uso una parola impropria, psicologicamente un cane che eh, ha dimostrato di diciamo, andare oltre le righe? Sì, sicuramente sì. Eh, eh, il cane, innanzitutto, deve, eh, devono fare a questi cani una visita comportamentalista, quindi sono dei veterinari specializzati. Per che riescono a capire qual è il disagio che loro stanno soffrendo e, e quindi prendere i provvedimenti, ci possono anche essere dei casi dove eh, proprio eh, se ne sono andati un po' di testa però sono molto rari e quindi eh, diciamo, diventano cani problema eh, che devono essere chiusi e non, eh, non, non possono essere diciamo a contatto, a contatto con la gente esatto, eh. con altri animali con o altri con esseri imam. umani. Certo. Tornando alla rabbia, um, ma che cos'è la rabbia? Parlavamo di infezione, quindi è, è un'infezione tipo batteri, è, un, è un virus. La rabbia è un virus uh -huh. che per fortuna in Italia non esiste da tantissimi anni: ah. eh, una ventina, una trentina di anni fa era ritornata eh, al di sopra del po' portata dalle volpi eh, della Slovenia o dell'Austria. Poi ci fu una campagna di vaccinazione delle, delle volpi con un sistema inventato dagli italiani che ha funzionato, che poi è stato adottato in, in, tutti, in tutto il mondo, cioè con dei bocconi, all'interno delle fialette, eh, con il vaccino per la rabbia. La volpe mangiava il boccone, si feriva con queste fialette e si vaccinava con il vaccino che era dentro. Ecco. E quindi diciamo che la rabbia è sparita di nuovo. Tant'è che eh, in regione Puglia già da diversi anni, eh, solo in casi particolari eh, c'è l'obbligo di fare questa visita eh, per i dieci giorni dopo la morsicatura, ne, nei casi normali eh, non, non viene fatta, però. Ogni qualvolta succede una morsicatura, noi veterinari eh, facciamo una valutazione del, del cane. Eh, se, per la legge regionale, se questa valutazione supera una certa soglia, il proprietario è obbligato a fare un corso di formazione per poter tenere quel cane. E, questa valutazione, io mi sono portato anche. Viene fatta in base a dei criteri oggettivi. Sì. Innanzitutto il peso del cane è una importanza perché se è un, un Rottweiler che pesa 60 kg avrà un punteggio 5 anziché il Volpino che ha punteggio 1. Certo. Eh, il numero delle morsicature. Allora, se è la prima volta che, eh, che morde, può essere che gli hanno schiacciato la coda, può essere, cioè può essere una cosa, se invece è già alla seconda, terza morsicatura vuol dire che effettivamente ha un problema. Certo. Il luogo dell'aggressione, il luogo dell'aggressione è importante. Allora, per i cani pitbull di cui stiamo parlando, il luogo dell'aggressione era il posto dove loro stavano, per cui era un posto che dovevano difendere. Certo. Mentre se fosse avvenuta e quindi hanno un punteggio basso, diciamo. Se invece avviene fuori in un posto che non è il loro, che quindi è proprio una una dimostrazione di aggressività, allora il punteggio è più alto. La condizione dell'animale, cioè l'animale dormiva e tu l'hai preso in braccio, è normale che ti morde, ha fatto bene, certo. l'hai fatto spaventare, oppure eh, se tu magari eh, lo stavi cercando di, eh, di, di tenere a bada con oh. un bastone, lui ti morde, eh, si era impaurito. Cioè, va valutato anche il il contesto. il contesto la prevedibilità dell'aggressione cioè se, se tu arrivi a un cane e il cane comincia a e sgrigna vuol dire che non gli stai simpatico che ha sentito un odore sgradevole che, che la tua figura gli ricorda qualcosa di brutto che è passato mm. quindi perché ti devi avvicinare se invece eh, il cane eh, di punto così, in bianco senza comincia a, a mm. eh, allora capito, è diverso e poi anche L'importanza è la prognosi eh, del morsicato, cioè il, il, il morsetto che ti ha fatto eh, per, quasi per allontanati, come uh -huh. per dire allontanati è una cosa, il, il braccio eh, che ti stacca, eh, una, mi sono ricordato, una notizia che è passata un po' in sordina. Qualche giorno prima di questo, eh, credo tre o quattro giorni prima, una signora anziana che aveva in casa eh, cinque cani, è caduta. Ah. Nel, non so come l'hanno presa i suoi cani, ma i suoi cani si sono avventati contro di lei, addirittura gli hanno dovuto amputare un braccio. Ah. Quindi cani da sempre vissuti eh, nella casa, buonissimi perché non hanno mai, mai manifestato eh, aggressività, eccetera, in un momento... Non hanno capito che succede, cioè, la signora che cade per terra è una cosa inusuale. Li ha spaventati? Se, li, li ha spaventati. Se buttato il primo, si sono buttati gli altri. E, cioè, il cane è, è un amico dell'uomo, eh. però, ovviamente, io personalmente almeno quando avevo bambini piccoli ho preferito non prendere i cani di una certa mole. Cioè, avevo loro chiusciai sciai, poi ho avuto dei bastardini eccetera. Oggi che ho i cani, i, cani, i, i figli, I figli grandi, grandi, ho due pastori tedeschi e un altro cane e viviamo eh, tutti tranquillamente senza veramente nessun problema. Un'ultima domanda, abbiamo pochissimi secondi, eh, anche se non so se va bene rivolgerla a un veterinario o, o andrebbe rivolta a un medico. Eh, nel caso che un cane eh, che ha la rabbia morde un essere umano, abbiamo detto che ormai è rarissimo perché la rabbia è quasi stata debellata, ma che succede? Che, che a cosa va incontro eh, l'essere umano? Allora, l'essere umano eh, è, forse è l'unica malattia per la quale c'è la vaccinazione post-contagio. Cioè se lei è stato morso dal cane, infetto, sì. c'è una vaccinazione che si fa anche dopo due o tre giorni, perché eh, proprio eh, il, il virus della rabbia eh, percorre, diciamo, arriva a, 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 al cervello tramite eh, i nervi, eh, ma è una, mh, è una propagazione molto lenta, per cui si ha tutto il tempo per fare la vaccinazione. Quindi diciamo, non, non, è, Grossi pericoli diciamo non, sono. non è un grosso pericolo. Esatto. Grazie al dottor Francesco Bertani per averci aiutato a capire eh, a quali condizioni è, prendere un cane in casa e come ci si deve comportare con i cani. Grazie anche a voi amici telespettatori per averci seguito anche oggi.